Oggi ad Arezzo è il giorno di Piero, la Cappella Bacci che ospita uno dei capolavori del Maestro della Luce dopo 4 mesi di sbarramento assoluto, riapre infatti le sue porte e si mostra in tutto il suo splendore. Una riapertura che attendeva tutta la città di Arezzo, ma non solo, direi la Toscana, l'Italia tutta e i visitatori anche stranieri, perché stamattina abbiamo già considerato un cospicuo numero di visitatori di altre nazionalità. È infatti la Basilica di San Francesco ad accogliere la leggenda della Vera Croce di Piero della Francesca, lo straordinario ciclo dipinto dall'artista tra il 1453 e il 1459. Leggenda della Vera Croce, perché parla della croce di Gesù. Una riapertura ovviamente nel pieno rispetto di tutte le norme di sicurezza, 10 persone è infatti il numero massimo consentito per turno di visita. Abbiamo posizionato dei bolli sulla pavimentazione che indicheranno alle persone che comunque sono accompagnate dal personale di vigilanza e hanno comunque già indicazioni all'arrivo della biglietteria a posizionarsi appunto nell'ambito di questi bolli. In questo modo le persone all'interno della cappella si muovono comunque a una distanza più che di sicurezza e riescono a guardare nella maniera migliore e quindi usufruire della visione completa di tutta la leggenda della Vera Croce. Poi misurazione della temperatura prima di entrare e mascherina dalla biglietteria, inoltre le strisce a terra indicano il percorso esatto che non dovrà essere confuso con quello di uscita. Una sola persona, grazie. La riapertura al pubblico della Basilica di San Francesco è stata infine anche l'occasione per ammirare i risultati del restauro del monumento funebre di Francesco Roselli. Che è tornata veramente al suo antico splendore, anche perché non ci si interveniva dal 2009, quindi il restauro non solo dal punto di vista estetico ma anche dal punto di vista storico è stato molto importante, perché stiamo appunto approfondendo gli esiti del restauro con lo studio bibliografico ed archivio in maniera tale da ricostruire meglio le vicende di questa tomba, che sono molto interessanti e ad oggi ancora non sono chiarissime.